Questo è quello che succede in America durante il Black Friday, il venerdì nero legato al giorno del ringraziamento, fatto di lunghe code e di un vero e proprio assalto ai negozi per mettere mano sull'oggetto del desiderio ai prezzi più bassi dell'anno. Ha una lunga tradizione statunitense che quest'anno compie 394 anni dal primo evento organizzato nel Massachusetts. Ora, per la prima volta, arriva anche nella città della fortuna, grazie ad un'iniziativa promossa dal Comitato dei Commercianti del Centro Storico, che riprende questa idea per dare ufficialmente il via alla stagione natalizia. L'inizio è il 27 e la fine è il 27, cioè dalla mattina, con orari normali del negozio, per cui con chiusura a mezzogiorno, l'una, quanto sono i negozi, e fino alla sera. Alcuni di noi rimarranno aperti fino alle 22 in occasione di questa giornata. La scontistica nei negozi è stata veramente lasciata libera a ogni titolare dell'esercizio. I bar hanno adottato altre soluzioni, che può essere come offrire un dolce, offrire una bottiglia di vino, piuttosto che proporre menù a prezzi speciali. L'origine del Black Friday rimane comunque incerta. Secondo alcuni è nato in Filadelfia e deriva dal traffico che si forma lungo le strade creando ingorghi e rallentamenti. Per altri invece si riferisce alle annotazioni sui libri contabili dei commercianti, che passavano dal colore rosso con cui vengono segnalate le perdite al colore nero per indicare i guadagni. Anche i ristoranti e i bar hanno aderito a questo venerdì nero, diciamo in italiano, perché noi, come per dire, noi come bar offriamo a chi fa un aperitivo, due aperitivi dalle 6 alle 10 di sera, offriamo 3 ore di parcheggio a Vanvitelli, perché i commercianti hanno fatto una convenzione con questo parcheggio. Noi come Osteria 26 vorremmo proporre un menù scontato, un nostro solito menù ad un prezzo scontato per questa iniziativa. È un modo per portare gente in centro, è un modo molto interessante e molto conveniente anche per chi dovrà fare i regali di Natale, per cui io la vedo come una cosa positiva. Il centro storico ha bisogno di essere incentivato, le attività hanno aderito tutte, quindi siamo molto soddisfatti di questo tipo di iniziativa, che speriamo abbia un seguito buono, insomma, diciamo così. Sarà di certo un'ottima occasione per iniziare gli acquisti di Natale risparmiando.